Guido La Storia, studioso Campobassano, e qui hai fatto una scoperta molto importante per la storia del Molise. Eccola qui, riusciamo a vedere qualcosa. Che è successo nel 2010 qui a Civitanova? Probabilmente, anzi certamente nel 2006, dal 2006. Comunque sono passati poi degli anni e mi sono deciso, dopo un po' di tempo, a segnalare la cosa, dopo esserne certo che si trattasse di cose importanti. E è passato altro tempo, dopodiché è stato autenticato in sostanza la scoperta. Le pitture sono state riconosciute autentiche. È stata fatta una cerimonia poi nel 2011. C'è stata una visita da parte di un pubblico numeroso. E qui abbiamo un patrimonio importante che fa parte del patrimonio del Molise e in particolare di Civitanova, che aggiunge questa ricchezza al patrimonio già importante che abbiamo. Certo, qui si parla di preistoria. Traccia Qui parla di preistoria di ed è preistoria. questo l'unico sito preistorico paleolitico scoperto in Molise, è l'unico, non ce ne sono altri. E colma una lacuna tra l'Abruzzo e il Gargano. Queste pitture sono state confrontate con quelle di altri siti, e in particolare con le pitture che si trovano in una grotta che adesso ormai è chiusa, che si trova in provincia di Lecce, precisamente a Porto Badisco. Porto Badisco. Ci Ecco. descrivi questi due cervi che vediamo qui? Ecco, i primi cervi sono sovrapposti e si trovano davanti a un meandro che purtroppo adesso io non riesco a vedere. Temo che si sia distaccato qualche È questa pezzo parte che del vediamo muro. qui potrebbe essere, Esatto, speriamo sì. di no. Controlleremo perché sarebbe Esatto, veramente sì. drammatico. Poi nella parte inferiore ci dovrebbe essere un altro cervo, di cui si vedono però, si intravedono le zampe e la coda, dovrebbe essere questa la Che coda. non sono però i primi che hai visto tu quel giorno, Non sono questi i primi. La prima figura che ho visto si trova nella parte più centrale e più bassa. Fu il primo che vidi salendo questo pendio un giorno che mi trovavo a passeggio da queste zone. che stagione era, in che periodo era dell'anno? Era periodo Ok. estivo, sì. E, di solito io passavo qui, no, di solito, spesso ci passavo qui, ma quel giorno ebbi voglia di avvicinarmi, di vederlo da vicino, questo morricone del Pesco, per vedere, o per pura curiosità, ma soprattutto per vedere il panorama dall'alto. Ed eventualmente vedere librarsi dalla cima qualche poiana da fotografare in volo. E così, salendo questo pendio, quando fui all'altezza della base di questo piccolo spazio, poi uno spazio di 8 metri lungo, 3 o 4 di larghezza. Vidi la prima figura fu quell'animale che io individuai come una pecora che brucava. Perché pensai alla pecora? Per due motivi. Intanto ci sono dei puntini nella parte bassa di quello che sarebbe il muso dell'animale, ma io non sono sicuro che sia il muso. Vedevo dei puntini che credevo di interpretare come erba. Guido, Fui. questa è una zona paesaggisticamente di pregio perché qui c'è anche il tratturo, no? Sì, Lucera ecco, Castel di esatto, sì, questa è Sangro. la zona del tratturo, uno dei tratturi che attraversano il territorio di Civitanova.
Questo è il Lucera Castel di Quindi il Sandro, Morricone affaccia proprio sul. affaccia sì, sulla parte, proprio sulla parte vicina all'abitato di Civitanova. Sembra quasi dominare e proteggere le ultime case del paese. Da qui si vede un magnifico paesaggio, verde, un verde intenso, in fondo una montagnola. Quella lassù è la La montagnola di. montagnola, sì, la Sì. montagnola che è un altro nostro. La nostra ricchezza, l'altitudine Che altezza, che altitudine è lì? è di 1420 metri, 1421. La cima si chiama la Montagnola. E non solo la Montagnola è bella perché è una montagna varia, ricca di prati, ma abbiamo una splendida conca, il lago di San Lorenzo, o chiamato pure il lago di Civitanova, che è un lago effimero, si riempie d'acqua, splende di acqua nel periodo invernale fino a primavera, poi si riempie nel periodo estivo, si Si prosciuga asciuga. e diventa una prateria verde, bellissima da guardare dall'alto, e bellissima anche da percorrerla. Senti, E si per potrebbero. chiudere Sì. la nostra storia sui graffiti che Sì. vediamo qui, ci sono stati degli studi, no? Sì, sono E stati studi chi li ha condotti e cosa è venuto fuori? condotti principalmente dal professor Carlo Peretto, che è il responsabile degli scavi del Museo Paleolitico di Isernia, e dal dottor Dario Sigari dell'Università di Ferrara, che è un esperto di pitture rupestri, di arte rupestre. E hanno confermato E hanno confermato gli l'autenticità del. studi che Però hanno fatto di loro, c'è stata anche una relazione. non si sono sbilanciati sul Sulla periodo. data no, sulla data no. È più complicato Sulla questo. data. Ci vorrebbero altre analisi. Ora, secondo me, siccome il Sigari ha confrontato queste pitture, soprattutto con quelle di Porto Badisco in provincia di Lecce, e quelle mi risulta che siano databili 4.000-4.500 anni prima di Cristo, no? Anni avanti di Cristo. Può darsi che queste siano dello stesso periodo, ma chi lo Certo. sa? Può darsi pure che siano anche più antiche. L'importante è che siano qui a Sì, 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 Civitanova, sì, è sì. importante preservarle adesso. Secondo il professor Peretto, il dottor Sigari, e secondo la relazione che hanno fatto, quella più antica dovrebbe essere, quindi il Paleolitico superiore, dovrebbe essere quella che io ritenevo fosse una pecora. Bene, allora grazie Guido. Speriamo Prego. di vederci qui in compagnia anche di altri No, esperti, di altre persone, senz'altro. che possa questo diventare anche un sito Sì, certamente, per certamente. Sì, attirare sì, sì. persone qui. Si dà poca importanza a queste cose, ma noi ce ne rendiamo conto, no? È la prima nel Molise. Certo. Quindi un bene prezioso che testimonia per noi la presenza dell'uomo primitivo già da allora. Io Va bene. ho scritto anche una poesia, l'ho chiamato Homo Civitanovensis. Ma è lunga? No, non ce l'ho qua. Ah, se no la potevi L'ho declamare scritta, per l'ho noi qui. scritta. Portavi il foglio, la Invece dell'Homo potevamo. Iserniensis, no, L'andremo a qui cercare. Homo Certo, Civitanovensis. certo. Anche perché poi un collegamento. Diciamo tra Isernia e Civitanova ci potrebbe essere, tra il preistorico lì, quando sono 25 km da D'accordo. Isernia, e quindi questa situazione qui, come chiamarlo non lo so. Poi un collegamento tra quello che c'è a Isernia, molto importante, no? Senza confronti, e pure queste pitture, quindi Certo. l'uomo primitivo lì e qui e là, no? Grazie.